Molti di voi ragazzi, soprattutto quelli che mi conoscono da più tempo, sanno che io ogni tot faccio un momenti epici di tutto ciò che mi è successo durante l'anno, insomma. Era da un po' che non facevo momenti epici dei vlog, quindi un insieme delle scene migliori dei vlog che sono usciti durante l'anno. A sorpresa, senza speciale, ve l'ho tirato fuori oggi. Iscrivetevi, mettete like, condividete con tutti i vostri amici o non ne farò mai più in tutta la mia vita. Sto scherzando, però fatelo. Veloci! Eccolo, eccolo. Parlare di celebrità è sempre una parola molto grossa. Bravo, parliamo di shampoo invece, che dici? Vabbè, comunque questo è il camion di Fortnite e mi serviva a fare questa ripresa per fare la copertina del video e fare un po' di clickbait. Però... no, stai su perché poi quando tu giochi non è che guardi lì, guarda dritto come se stessi guardando di me. Non ruttare ora. No, devo fare intro, io devo fare. Bella a tutti ragazzi. No, non devo ruttare. Puoi diventare invisibile per un capriccio ogni volta che tu fai, che lo fai, il tuo si restringe di un millimetro. Tranquilla, sì, che tanto possiamo restringere quanto vuoi, sarà sempre abbastanza grande. Io c'ho un'attrazione per le cagne. Ok, ci siamo. Stiamo per entrare nella bocca dell'inferno. Bocca di una vacca. È possibile premere questo pulsante? Oh, non ma sapevo. Il vostro cane gatto morirà subito. Sì, perché tanto no. Non ci avemo. Bella lì. Ma sai che il mio cane è morto a settembre. Porca troia, l'ho schiacciato. Scusa, l'ho schiacciato. Ah, a settembre è morto. Ah, questo settembre. Oh mio Dio, non ho il biglietto, come passo? È un hacker! Sono James Bond! Non c'è neanche il controllo bagagli! A posto! Ragazzi, mi sa che quello è morto. È morto proprio lì, vabbè. Come si chiama il miglior amico peloso del protagonista di Solo e Star Wars Story? Non lo so, è Chewbacca. Ah! Grande! Cioè dai, ma come fai a essere Chewbacca? Questo è il lama meccanico. Prima inquadratura sui culi, giustamente random. L'altro ragazzo scende incoraggiato, manco fosse Rocky Balboa. Si svita anche lui le braccia. Mi fai vedere un mondo che non c'è. Tieni il pubblico, vado a piar vinile che ho preparato per questa puntata. Vabbè, se va male YouTube cerco di imparare come si fa lo stuntman. Parti già malissimo. Aiuto! Guarda che strisciata. Madonna, che male. Hai un odore sempre bene. Che a te servirà. No, grazie. Te lo giuro. Te oh, profuma tanto. No, capito. Metido. Ma no, non ti. Profuma un sacco. Altre persone, odore lordo a voi. Credo che sia la roba che le altre persone puzzino. Vabbè, questo succede comunque spessissimo che la gente puzza. No, tu non puzzi. Ok. Abbiamo capito, ma basta smontarti il braccio. A chi sono questi? Chi cazzo sono questi? Sono altre persone, non c'entrano, non erano, facciamo parte della gang. Ma cos'è, un virus? No, no, ti denuncio. Ho denunciato per molto meno. Vabbè. Ma che schifo, ma fai schifo.
Questo è lo zaino dell'anno prossimo di Favij, che puoi cambiare la toppa, che lo strappi e ci sono le toppe, c'è rosa, c'è azzurro, c'è nero, lo metti qua e pam! E Chiara Ferragni chi? Siamo io, c'è Eco che è venuto a trovarmi, ciao ciao. C'è Selena, adesso ve la faccio vedere, eccola là Selena, ciao Selena. E poi c'è lui, è tornato quel figlio di... Ah no, Lino! 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 Ciao, oggi vi daremo una dimostrazione di come si fa allenamento quando vai in vacanza. Effettivamente il mio personal trainer sarebbe molto fiero di questo. Venite con me. E tutto questo, ragazzi, speriamo non ci rubino le bici. Via. Ne fai più di me, oh. A quanto sei? 8 9 10, l'undicesimo per gli iscritti. Il dodicesimo. Vai, facci vedere, uomo. Mentre le fa, faccio una stretta sul suo zaino. Tutti i palestrati lo comprino, perché merita. Sei a 3? O 3 o 4? Beh, non male. Ti lavo tantissimo, ma tanto tanto. Beh, un segno d'affetto, cioè. Parole d'affetto, poesie d'amore, Pablo Neruda chi? Il telefono sarà quello? Sì. Aspetta. Pronto? Vodafone. Per ballare questa musica basta che fai così con la mano e muovi la testa. Un po' più a tempo. Pick my piece. Guardalo. Incredibilmente bravo a scrivere musica, ma diventi sorda. Ecco, questo potrebbe interessarti. Aspetta, chi è che era sordo e scriveva musica? Beethoven. Non lo so se è Beethoven. Aspetta, sordo. Beethoven. Sordo musica, aspetta. No, scrivi Beethoven. Mozart, quale Beethoven? Ma cazzo. Mozart. Sordo. Sordo. Aspetta, invece. Mozart, ecco chi era. Io sta parte la metto tutta, no! Tutta senza un taglio. Oh, però. Arriva, guardate come sveglio adesso. Ecco, eccolo. Mi metti a cipria. Ma che te sei fumata? Guarda che se la mettono anche gli uomini. Gli uomini che frequenti tu. Oh! Non t'azzardà. È trasparente. T'azzardà. Mi tocca. Ti denuncio. Non ti avvicina con quella roba, eh. Ma che cazzo vai? Ah, esbi. Oh! Ciao, ci conosciamo. Zio, ma che schifo fai, oh? Ho intervistato Steven Spielberg. E secondo voi, quale domanda potrò mai aver fatto? My name is Favij, nice to meet you. Nice to meet you too. So, many people usually make you question about your beautiful movies, yes. But today I'm making a different question. Okay. You know, the pineapple pizza became famous in the 80s. In the 80s, yes. And what do you think about it and why it isn't a main character in your movie? Non la azzeccherai mai, ma se la azzecchi, stasera sul palco in mutande. Io direi 45.000 iscritti. Facciamo stasera sul palco in mutande. Parliamo dei licheni. I licheni delle montagne saranno rari o saranno gironzolanti? Licheni su Reeducational Channel. Ma come si chiama? Macchia. Si chiama Macchia. Grazie Macchia. Quello sono io, guarda, sei morto. Ma no, quello sta dormendo in realtà, ragazzi. Ricordate, ragazzi, se volete fare cosplay particolari di alcuni personaggi Disney, chiamate me, Marco Merrino. Io sono Lumiere e domani chissà. Ciao.
Ragazzuoli, questo era il video dell'anno di momenti epici. È stato un anno fighissimo per i blog, in realtà. C'è un sacco di cose sono successe. Spero che l'anno prossimo sia ancora meglio. Se volete vedere altre scene così belle, perché siete buon gustai, iscrivetevi al canale. Se volete sapere quando escono i video e essere super aggiornati sulle cose che faccio, schiacciate la campanella, quella che sta sotto vicino alla scritta iscriviti. Quanto è complicato il mondo delle tecnologie. Schiacciate sta campana maledetta e vi arrivano le notifiche di quando metto un video bello. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto non mi piace, anche per iscrivervi, un video in iscrizione. Se non siete così iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi.